Solo nel nostro paese vengono gettati ogni anno tra i rifiuti oltre 15 miliardi di euro, poco meno dell'1% del prodotto interno lordo nazionale, che in peso significano circa 220.000 tonnellate di cibo sano, senza dimenticare che ogni tonnellata di cibo sprecato ha un impatto ambientale devastante. Inoltre quasi 7% delle famiglie, italiane, sono dati Istat, non ha adeguato accesso al cibo, sia dal punto di vista della quantità che della qualità. Su questi dati, il 5 febbraio, in occasione della giornata nazionale contro lo spreco alimentare, molti attori del nostro territorio si sono confrontati durante l'evento Food Waste Camp che ha avuto luogo a Palazzo Cisterna, un appuntamento organizzato dalla città metropolitana di Torino, dal pool di Atlanti del Cibo di Torino Metropolitana e dal pool di Food Pride per fare il punto sulle politiche e le azioni messe in campo fino ad oggi. Un percorso per approfondire la conoscenza tra le amministrazioni locali e tutti i soggetti che si impegnano ogni giorno a contrastare lo spreco alimentare proprio grazie al confronto tra esperienze e attori che operano in contesti geografici diversi. Per noi eh, il tema dello spreco è un tema centrale da cui su cui lavoriamo ormai da anni, eh, anche vista la sua strategicità per quanto riguarda l'Unione Europea, i progetti europei. Ehm, il nostro ruolo è quello fondamentalmente conoscitivo, quindi quello che cerchiamo di fare è di... Capire questa parte della filiera agroalimentare, di stimarne in qualche modo i volumi, di stimarne l'impatto. Eh, il nostro obiettivo è quello, in qualche modo, di fornire la conoscenza il più possibile condivisa che sia di supporto alle politiche, politiche che sono politiche alimentari, ma non solo. Quindi, noi siamo, in qualche modo, uno strumento per l'azione. messaggio forte è che lo spreco alimentare. Eh porta con sé eh, enormi consumi di risorse e impatti sull'ambiente, la feriera agroalimentare è una delle principali filiere eh, responsabili eh, eh, del consumo di risorse naturali, cambiamenti climatici, acidificazione atmosferica, utilizzo della risorsa idrica, consumo energetico. Eh, e se è vero, e probabilmente è vero, diciamo, il dato che viene dalla FAO, eh, che lo spreco alimentare a livello mondiale è tra il 30 e il 50% della produzione, eh, agricola mondiale, della produzione di cibo destinata al consumo umano a livello mondiale, questo 30% di cibo che si spreca nel, nel, nel lungo percorso che porta il cibo dal campo, dal mare, dall'allevamento fino alla tavola, porta con sé un'enorme pressione sui sistemi naturali e eh, che oggi è diventata la, la, la questione cardine della, della, e, e, e insomma l'obiettivo da, 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 da perseguire, cioè quello di ridurre la pressione sui sistemi naturali.